Siamo con il direttore generale del Grosseto, il dottor Iovino. Allora, direttore, facciamo un bilancio di questa stagione che va chiudendosi. Bilancio sommariamente positivo. Se ci ricordiamo come si è iniziato e come era la situazione il mese di agosto, direi che tutto sommato un bilancio più che positivo. Ha avuto modo di leggere le dichiarazioni rilasciate in esclusiva al Grosseto Sport dal Presidente? Sì, io ho letto nel pomeriggio le dichiarazioni del Presidente, credo che sommariamente sono da condividere. È il momento un po' di valutare le cose a 360 gradi, ma mi pare che siamo sulla strada giusta per poter dire che questo campionato è iniziato in un certo modo molto con punto di penalità. Non dimentichiamoci che c'è stato anche un punto di penalità dovuto a chi doveva acquistare la società, doveva adempiere a certe situazioni finanziarie, non sono state fatte, e poi la proprietà Camilli l'ha predisposta, ma i tempi erano fuori tempo, però nonostante tutto c'è stato il massimo impegno. Vuole ribadire per l'ennesima volta la questione sul campo perché insomma c'è stato un po' di polemica da più parti. Ma guardi, sul campo vi dico questo, noi ufficialmente la società ha sottoscritto la convenzione il 28 dicembre, registrato l'atto il mese di gennaio, quindi ufficialmente la società è divenuta in possesso il 16 di gennaio. Quindi da quel momento sottoscritto la sottoscrizione della convenzione, l'US Grosseto ha preso possesso dell'impianto sportivo. Anzi, le dirò che proprio in mattinata è stato effettuato il secondo versamento, per la proprietà Camilli, ha versato il secondo bonifico per quanto riguarda la convenzione stadio, quindi già la seconda rata è stata, cioè da gennaio a oggi già sono state perfezionate le due rate così come era la convenzione. Non solo, ma anche è stato fatto un versamento di una bella cifra all'acquedotto del Fiore, quindi si stanno mantenendo, si stanno mettendo in regola tutto ciò che riguarda i pagamenti e l'organizzazione della struttura per mantenerla in piedi, quindi si sta comportando in linea con le scadenze. Quanto riguarda la polemica che si è fatta sul terreno di gioco, sul Manderboss soprattutto, beh, qua bisognava porsi un problema prima di chi effettivamente aveva la responsabilità o meno della struttura. Noi, da quando siamo riusciti a metterci il lavoro, le cose si sono messe, certo i tempi non erano adatti perché alcune manutenzioni vanno fatte verso ottobre, novembre, questo è un problema che noi abbiamo cercato di recuperarlo verso febbraio, marzo. Oggi se qualcuno vede il Manderboso è splendido, ma anche lì ci sono state delle manutenzioni, è stato chiesto l'intervento di un agronomo, quindi tutto ciò è stato fatto nelle condizioni possibili. Però mi pare che le cose stanno andando in un certo modo abbastanza bene, insomma. Questione, diciamo, torti. Lei non ha mai parlato di complotti, giustamente, ma nemmeno noi di questo sport abbiamo parlato per noi di torti arbitrali, sì. Lei so che ama parlare di errori. Mi può confermare quanto ho avuto modo di sapere che in sostanza la classe arbitrale si è scusata per quello che ha subito il Grosseto, per quanto fossero errori o meno, insomma. Ma intanto io ho sempre avuto un rapporto di grande principio e di correttezza verso il mondo arbitrale. Gli errori ci stanno, ci saranno, ci sono, su questo non c'è dubbio. Devo dire per la verità, la riunione fatta a Coverciano il 15 di aprile, dove c'è l'obbligo di partecipazione di tutta la società, insieme agli arbitri e agli organi competenti delle commissioni,
in sei filmati che, devo dire, non ce l'aspettavamo, ma una grande relazione tecnica illustrativa dal signor Rossetti, il designatore, la presenza di Nicchi. Tre erano soprattutto dovuti alle partite del Grosseto. Quindi grande attenzione, grande rispetto e grande responsabilità nel dire che qualcosa forse sia stato sbagliato, qualche interpretazione fatta in qualche partita è stata errata. Quindi quando gli errori che sono stati commessi vengono riconosciuti, beh, mi pare che è un grande senso di grande responsabilità e di grande immagine del mondo, di tutto il mondo calcistico e soprattutto del mondo arbitrale. Quindi sui preconcetti o sull'eventuale concetti che gli arbitri ce l'hanno con il Grosseto, ce l'avevano con Grosseto, io non l'ho mai preso in considerazione, mi pare che i fatti mi stanno dando ragione sotto tutti i punti di vista. Gli errori ci possono sempre stare, ci saranno, ma una cosa è gli errori, una cosa è la malafede. Cosa manca a questo Grosseto come club, come squadra per fare un deciso, diciamo, balzo in avanti come crescita? Beh, intanto sistemiamo l'annata sportiva che sta per chiudersi, abbiamo ancora un'altra partita da disputare, probabilmente i numeri ci danno ancora in corsa per una Team Cup, quindi Confermo, confermo. non siamo fuori, tagliati fuori da tutto. Certo, ci vorrebbe un discorso a bocce ferme, a palla ferma se vogliamo, bisogna ragionare su un'organizzazione a 360 gradi, su una volontà anche del territorio, se vogliamo. Anche qui dobbiamo capire se il territorio, la provincia, la città di Grosseto ama o non ama questa squadra, perché con 300-400 biglietti staccati, con tutto il rispetto dei tifosi, beh, la cosa diventa un po' anche faticosa affrontarla con tutti i problemi finanziari che ci possono essere, che ci sono e che ci saranno. Per cui oggi noi abbiamo un campionato di Lega Pro fatto in un certo modo, abbiamo da 2,5-3 milioni, se non 3 milioni e mezzo di euro. Quindi anche qui bisogna quantificare, bisogna trovare una quadratura con delle entrate, contributi CONI, contributi FGC, contributi Lega che si stanno man mano ritirando, Sottigliano. sotto, se non riducendo quasi al minimo, sponsor è sempre la stessa azienda, quindi è la Ilco, quindi non credo che queste valutazioni non bisogna farle, bisogna farle a 360 gradi. Allora se ci sarà l'intento di tutti e da parte di tutti, è chiaro che qualcosa di buono sicuramente si riuscirà, però se il tutto deve comunque continuare su un'operazione di una singola proprietà, la ritengo molto molto difficile. Insomma, non, il mondo, il momento di oggi è difficoltoso a livello finanziario, a livello aziendale, a livello proprio di valutazione economica, quindi bisogna ragionare, ripeto, a palla ferma e valutare tutti gli aspetti positivi e negativi che ci possano essere. Per quello riguarda invece la sua posizione, così concludiamo l'intervista, quando si ritroverà eventualmente con Camilli per parlare di un futuro, se ci sarà un futuro con il Grosseto. Io su questa questione preferisco aspettare che il signor Camilli, se riterrà opportuno, mi convocherà, se no io manterrò il mio impegno di contratto da dirigente fino a giugno, manterrò la mia posizione, cercherò di fare del meglio fino all'ultimo giorno, visto che sono un dirigente, sono un professionista, vengo pagato regolarmente, quindi non ci sarà sicuramente motivo di ostruzione o di qualche momento di difficoltà. Io sono abituato ad accettare tutte le decisioni, certamente un anno non facile, parecchi mi davano per esonero dopo 90 giorni, Natale, Capodanno, Pasqua e quant'altro, perché il momento era difficile. Per fortuna siamo arrivati alla fine, ne sono orgoglioso, con grande dignità, con grande professionalità.
ringrazia la proprietà, ringrazia l'amministratore unico, i collaboratori. È stata una collaborazione fatta sui principi di correttezza e di rispetto reciproco. Poi alla fine i matrimoni si fanno in due, quindi nessun. Il nostro ruolo è questo, cioè il nostro mestiere, se vogliamo, c'è un inizio e c'è una fine, quindi non c'è nessuna motivazione ostativa se le cose non dovessero andare in un certo modo. Io credo di essere, mi ritengo un professionista serio, farò il mio compito fino all'ultimo minuto, per cui poi sarà la proprietà a decidere qual è la sua volontà, quale sarà la sua decisione. Io non ho nulla in questo momento né da verificare, né da continuerò. C'è un contratto che mi scade e rispetterò gli impegni, per cui non c'è nulla di straordinario di fronte a queste cose. L'ultima cosa, ho letto con attenzione proprio stamattina questo comunicato della Curva Nord, ed è un momento che effettivamente dopo momenti poco diciamo felici, mi pare che è un documento molto molto determinante, molto chiaro, che danno fiducia alla proprietà, e credo che sia un inizio, sia un bene da tenere presente, che voglio dire, non è facile, ecco, oggi ricomporre un rapporto tra tifoserie e proprietà, come non è facile trovare proprietà che siano disponibili a spendere 2-3 milioni di euro. Questo non c'è tutto. Grazie mille. Grazie a voi.